Piazza Castello. Onori al Presidente della Repubblica. Onori al Presidente della Repubblica Napolitano. Questi sono i tre squilli attenti. Tra poche ore l'inaugurazione del totem tricolore. Momento emozionante qui a Torino, tra poco il nostro grande tricolore si aggiungerà alla bandiera italiana e sarà il più grande tricolore mai realizzato in Italia. No, non c'è salte, nulla da dire. Presidente lascia Torino. Capo dello Stato lascia la tribuna. Lascia Torino il Presidente della Repubblica con un messaggio per il totem della pace tricolore di oggi affidato al sindaco Chiamparino. E la nostra giornata continua, l'appuntamento alle ore 18 a Corso Regina Margherita, angolo Corso Lecce, per l'inaugurazione del totem della pace. Conclusione di questa cerimonia, professor Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo, alla parola. Grazie, io sono molto emozionato perché solo due mesi fa a Napoli con il sindaco Chiamparino facemmo un'intervista e lui era titubante per l'impegno a realizzare entro due mesi quest'opera monumentale, che è stata realizzata solo in 20 giorni con 9 di giorno cattivo, quindi è stata una lotta contro il tempo che però ci ha visti vincitori. Io vorrei qui solamente ringraziare il comune di Torino, la provincia di Torino, tutti i funzionari e per loro due nomi, Carla Gatti e Francesco De Piase, perché senza di loro non saremmo riusciti a risolvere i piccoli grandi problemi burocratici. E soprattutto vorrei ringraziare il comitato per il 150° anniversario che ci ha concesso il patrocinio, in particolare Stefano Coscia per l'impegno che ha profuso per promuovere questa iniziativa. È un'iniziativa, caro sindaco, che non è solo una forma, non è solo un involucro, all'interno c'è la sostanza di 20 anni di impegno della Fondazione Mediterraneo che proprio qui a Torino nel 1997 con la Biennale dei Giovani Artisti raccolse l'idea di dare un simbolo alla pace. Fu l'allora sindaco Valentino Castellani a Napoli, con la città di Torino è stato uno dei soci fondatori della Fondazione, a promuovere l'idea di lanciare questo percorso che ha richiesto 12 anni. E la nostra gioia è grande perché la Commissione Internazionale, della quale fanno parte eminenti personalità, hanno voluto scegliere Torino per consentire che il totem tricolore potesse rappresentare non solo il 150° dell'unità, ma l'unità nella pace e la pace nell'unità. Oggi viviamo un momento molto difficile, lo ricordava prima il presidente della provincia, Saitta, e c'è una ricetta molto semplice che ho trasmesso anche al presidente Napolitano. Dobbiamo essere tutti capaci di trasformare l'amore per il potere nel potere dell'amore. Se non diventiamo
siamo potenti dell'amore, siamo destinati ad una fine perché non ci porta da nessuna parte l'arroganza del potere. Io sono felice da figlio d'arte, perché mio papà è stato sindaco per 40 anni, di avere vicino a me un sindaco che conclude il suo mandato da potente dell'amore. Quindi sono veramente emozionato per questo motivo. Ringrazio anche la famiglia Molinari. Noi doniamo alla provincia e al comune di Torino, perché questo è il simbolo che resta qui all'aperto, però vogliamo che questo segno distintivo resti anche nelle sedi istituzionali, un totem della pace tricolore in plexiglass che rappresenterà questo simbolo nella sede del Palazzo della Provincia e nella sede del Comune di Torino. E abbiamo scelto i ragazzi del servizio civile che ci daranno qualche parola per questa consegna simbolica. Prego ragazzi.